Le apparizioni della Beata Vergine Maria a Lourdes. Settima apparizione, 23 febbraio 1858. Ascoltiamo quanto accadde dal libro Le apparizioni di Lourdes, narrate da Bernadette a Jean-Baptiste Estrade. Dopo qualche istante d'attesa, si alzò dalla folla un confuso clamore. Tutti dicevano che veniva la veggente. Si apersero le file e tosto apparve Bernadette. Bernadette si mise in ginocchio, trasse il rosario dalla tasca e salutò profondamente. Mentre faceva scorrere fra le dita i primi grani del suo rosario, alzò sulla roccia uno sguardo interrogativo. Tutto a un tratto, come se un lampo l'avesse colpita, ebbe un sobbalzo di gioia e parve nascere a una seconda vita. I suoi occhi si illuminarono e divennero sfavillanti. Sorrisi serafici apparvero sulle sue labbra. Una grazia indefinibile si sparse su tutta la sua persona. Stretta nella prigione del corpo, l'anima della veggente sembrava fare sforzi per mostrarsi all'esterno e manifestare la sua felicità. Un colloquio si era avviato fra la signora misteriosa e la fanciulla. Dopo i primi trasporti di gioia dovuti all'arrivo della signora, la veggente si mise nell'atteggiamento di chi ascolta. I suoi gesti, la sua fisionomia riprodussero subito tutte le fasi di una conversazione. A volte sorridente, a volte seria, Bernadette approvava con la testa o sembrava ella stessa interrogare. Quando la signora parlava, ella fremeva di gioia. Quando al contrario ella le faceva giungere le sue suppliche, Bernadette si umiliava e si commuoveva fino alle lacrime. In certi momenti si poteva notare che il colloquio era sospeso. Allora, la fanciulla continuava a sgranare il rosario con gli occhi fissi all'ogiva. Si sarebbe detto che temeva, abbassando le pupille, di perdere di vista l'oggetto incantevole della sua estasi. Durante l'estasi, la fanciulla faceva a intervalli il segno della croce. Se in cielo tracciano segni di croce, non possono essere fatti che a questo modo. La sua figura si illuminò di un ultimo splendore, poi gradatamente, senza scosse, quasi in modo impercettibile, il rapimento perse il suo splendore, si affievolì, scomparve. Interrogata su ciò che la signora le aveva detto nel corso della settima apparizione, Bernadette rispondeva che aveva ricevuto tre segreti, ma che questi segreti riguardavano soltanto lei. La veggente aggiungeva che le confidenze che le erano state fatte non potevano essere comunicate a nessuno, neppure al suo confessore. Delle persone indiscrete hanno cercato molto spesso, con insinuazioni o stratagemmi o promesse, di strappare alla fanciulla le rivelazioni della Vergine. Tutti i tentativi sono falliti. Preghiera per domandare l'intercessione di Santa Bernadette per una grazia. O Santa Bernadette, scelta da Dio Onnipotente come canale delle sue grazie e benedizioni, vi imploriamo di ascoltare le nostre preghiere supplichevoli. Mettete le nostre suppliche nelle mani della nostra Santa Madre, perché possa metterle ai piedi del suo Figlio diletto, nostro Signore e Salvatore, Gesù Cristo, affinché Egli possa guardare a noi con misericordia e compassione. Amen. Nostra Signora di Lourdes, che nessuno ha mai invocato invano, prega per noi.